Allora, passiamo sulla sponda della San Martino, mister, una bella vittoria, un bel primo tempo dei suoi, poi un calo nel secondo tempo, c'è stata la reazione dei locali del Borgo Massano, ma una bella martinese nel primo tempo, risultato giusto? Il primo tempo abbiamo legittimato sicuramente il 2-0, anzi secondo me abbiamo avuto anche due palle nitide proprio per segnare, quindi primo tempo giustamente penso legittimato il risultato del 2-0. Poi il secondo tempo è chiaro, la squadra di casa ci ha pressato un po'. Siamo stati un po' più precipitosi nel gestire un po' la palla, perché penso che sia un po' naturale. Però penso che il risultato finale sia giusto, anche perché abbiamo ripreso un palo su punizione, loro hanno preso una traversa ancora sul 2-0, però penso che il risultato l'abbiamo legittimato per tutti i 90 minuti. A questo punto siete a meno 4, con l'Urbania che ha vinto oggi a meno 5, si riapre tutto. No, ma che il campionato è ancora molto lungo e quindi sicuramente alla lunga verranno fuori, come Santa Cecilia sicuramente, che c'è una buona squadra. Io penso anche il Tavoleto che abbiamo incontrato domenica, ho visto che ha un bellissimo organico e ci ha dato filo da torcere. Però ecco, penso che alla fine saremo 4-5 squadre sicuramente che ci giocheremo fino alla fine il risultato finale. Quindi non vi nascondete, l'obiettivo vostro è il salto di categoria. No, noi non è che ci nascondiamo, però sicuramente cercheremo di far bene come stiamo facendo fino adesso. Abbiamo molti giocatori secondo me molto validi per me che possono fare anche la categoria superiore, quindi spero che si raggiunga l'obiettivo finale, che non era nei piani iniziali, però era sicuramente quello di far bene. Come hai visto il Borgo oggi? Un po' il primo tempo un po', diciamo, troppo frettoloso, un po' in disordine, o è dovuto alla forza della tua squadra? No, noi secondo me è stata anche la bravura nostra, che abbiamo pressato nei giocatori loro, che sapevo più o meno ormai, che conosco e che ho visto anche sabato, che in pratica fanno un po' il gioco in mezzo al campo, e quindi con i vari raddoppi che abbiamo fatto li abbiamo messi un po' in difficoltà. Poi siamo stati bravi anche nel ripartire e lì abbiamo fatto bene. Forse il portierino del Borgo oggi ci ha messo del suo, a essere onesti. Sì, è chiaro, il primo gol è una parabola che probabilmente tra il sole, penso, e la parabola inaspettata sicuramente è stato un po' impreparato, però il risultato lo potevamo legittimare del 2-0 sicuramente anche prima. Quindi chiudiamo con mister Serapini, ribadendo il finale, Borgo Massano 1, San Martinese 2, il campionato non era chiuso prima, si riapre per modo di dire, stando gli addetti ai lavori, Borgo a più 4 sulla San Martinese, a più 5 sul Santa Cecilia. Da Marcello Guccioni è tutto, alla prossima.